Firenze il carnevale ha coinvolto grandi e piccini che per 4 giornate hanno invaso l'isola pedonale. L'evento clou è stata la gran parata del martedì grasso dal titolo Carnival Art, Frizzi e Lazzi e la bellezza della città di Cosenza, alla quale hanno preso parte oltre 1000 bambini degli istituti comprensivi della città. Abbiamo coinvolto tutte le scuole, hanno tutti quanti partecipato realizzando pure dei costumi bellissimi. Il tema è stato quello della creatività, della cultura. Ho visto che ci sono tanti riferimenti anche alla città di Cosenza. Quando ci sono i bambini è sempre una partecipazione corale, perché i bambini poi sono nelle famiglie, quindi vengono i genitori, ci sono i giovani. È un carnevale che nelle varie giornate devo dire che ha offerto tanti spunti per lo stare insieme, che questo è uno degli obiettivi che ci siamo da sempre prefissi nella nostra città e che stiamo portando avanti. Cioè, la città è il luogo dove si sta insieme negli spazi che sono dedicati a questo, nel corso, nelle piazze. Questa è la città che noi vogliamo. Gli allievi delle scuole coinvolte hanno indossato abiti e maschere ispirati a diversi temi scelti dalle loro scuole. Ogni scuola ha partecipato con uno o più temi. Abbiamo dato libero spazio agli istituti e soprattutto ai singoli insegnanti di poter lavorare con i bambini, dare spazio alla creatività, ma sempre lanciando un messaggio sociale, un messaggio culturale all'interno di questa giornata di divertimento. Si vuole dare a questi bimbi l'idea che possono interpretare loro ruoli che sono della storia e che sono anche della storia di questa Cosenza, che è al centro proprio dell'attenzione dell'amministrazione. La parata per circa 2 ore ha attraversato tutta l'isola pedonale e si è conclusa a Piazza Bilotti in un tripudio di palloncini, coriandoli e tanta allegria.